succedendo, quello che stiamo vivendo in questi anni, dal 2008 fino adesso, dal mio punto di vista è qualcosa di abbastanza normale per il sistema economico in cui viviamo. È anche abbastanza tipico che nei momenti di crisi e di recessione in particolare scaturisca nuovamente il dibattito sulla moneta. Nei momenti di recessione si diffonde abbastanza l'idea che sia necessario, che sia bene aumentare la quantità di moneta in circolazione. Questo per permettere a chi vende e a chi compra di continuare a farlo. Il prezzo da pagare è che è la famosa inflazione, e cioè il fatto che tutti i prezzi delle merci tenderanno ad aumentare e quindi faranno perdere quel guadagno di benessere che si era ottenuto precedentemente. Supponiamo che io sia un'azienda che entra nel circuito, all'atto dell'affiliazione do una disponibilità annuale di beni e servizi, ovvero dico io quest'anno sono disposto a dare, a vendere all'interno del circuito 20.000 euro di valore commerciale dei miei beni o servizi. A questo punto viene fatta un'analisi dell'impresa, un'analisi delle spese correnti di questa impresa, così come un'analisi dell'offerta. Noi abbiamo svariati software, alcuni dei quali abbiamo sviluppato noi internamente. Uno di questi è un software che gestisce il matching tra domanda e offerta, quindi abbiamo diciamo funzionalità di BI che ci consentono di vedere diciamo quasi in tempo reale, man mano che le aziende si iscrivono, quelle che sono le richieste che è possibile soddisfare attraverso altri fornitori del circuito e quelli che sono poi diciamo ancora i settori in cui dobbiamo espandere e poter far crescere la rete in maniera armonica. A questo punto l'azienda A, poniamo che sia un ristorante, mette a disposizione i suoi tavoli vuoti, o comunque mette a disposizione, generalmente nessuna azienda lavora al 100%, questo è chiaro. Mette questi tavoli in crediti SAR, pagabili in crediti Sardex. Un'altra azienda del circuito arriva, acquista da lei, che so, pranzo e cena per un valore di 200 crediti. A questo punto questi 200 crediti possono essere rispesi in tutta la rete. Il valore di un credito Sardex è di un euro, per semplicità di calcolo. Poniamo adesso il caso inverso, che sì, invece il ristorante acquisti prima. Poniamo che il ristorante acquisti una partita di vino da una delle cantine del circuito, spende 200 crediti e scende a 200 sotto. A quel punto ha 12 mesi di tempo per ripagare con i propri beni o servizi. Se questo non accade, molto semplicemente pagherà 365 giorni senza interessi in moneta corrente. Se io sono un privato, adesso immagino che in questo momento siate in fase di comprensione, no, dell'estensione ai privati, immaginate che io possa andare in questo ristorante e pagare in Sardex praticamente. Sì, l'idea di fondo è esattamente quella. Naturalmente il privato, non potendo comunque sia restituire alla comunità valore prodotto, se non sotto forma di lavoro, ma quel tipo di B2C lo abbiamo già oggi all'interno. Nel senso, già oggi è possibile per le aziende pagare parte degli straordinari, dei bonus, delle premialità, un fringe benefit in crediti commerciali Sardex. Tante aziende già lo fanno, quindi hanno trovato questo modo di ricompensare magari uno sforzo lavorativo maggiore da parte del dipendente. Dall'altra, se prendiamo il consumatore, che invece magari è sì un lavoratore ma non lavora in un'azienda iscritta al circuito, naturalmente il consumatore non potrà scendere. Come farà a guadagnarsi questi Sardex? Molto semplicemente dando fiducia alle aziende del circuito, ovvero acquistando in moneta corrente da loro con una sorta di payback. Ha senso quindi creare delle monete alternative? Secondo me sì. Se partiamo dal presupposto che la moneta non è un ente astratto imposto dall'esterno, ma è una risposta a una necessità. Quindi la moneta nasce come uno strumento utile per rendere più facili e più veloci gli scambi. La cosa importante della moneta è che ci sia un rapporto di fiducia tra chi partecipa al gioco dello scambio, e cioè che tutti accettino di riconoscere quello strumento come medium e che tutti siano d'accordo sul valore da dare allo strumento di pagamento. Ora, nel momento in cui la moneta così come la conosciamo oggi in certi circuiti diventa un freno piuttosto che un aiuto allo scambio commerciale, mentre invece altri strumenti funzionano, ben vengano.